Ciao a tutti e grazie per avermi invitato a chiacchierare con voi in questo vostro secondo agorà delle comunità locali a Fiano, in Romagna. Grazie a tutti, grazie in particolare a Stefano che appunto mi ha dato fiducia e spero di dire delle cose interessanti. Ho visto che tra gli argomenti dei vari relatori che mi hanno preceduto e mi hanno seguito, purtroppo non essendo tra voi è difficile interloquire, si parla di resilienza, di permacultura, di economia autarchica, di autocostruzione e di decrescita. E io cerco di interpretare questi argomenti, queste cose, con i temi che mi stanno a cuore. E legati appunto, il nome dell'intervento che ho dato è appunto perché l'autosufficienza alimentare e energetica di un nucleo familiare, di una famiglia, e poi per arrivare a quello di una comunità. Allora, intanto io vi ho degli appunti e cercherò di seguirli per essere più efficace possibile, visto che purtroppo non sono in diretta con voi e quindi mi viene difficile capire le vostre reazioni e tutto, quindi ce la metterò tutta e abbiate pazienza se non sono efficace come vorrei. Allora, perché l'autosufficienza? Cominciamo dall'autosufficienza alimentare. Perché l'autosufficienza? Quali sono le ragioni che portano a scegliere di cercare un'autosufficienza alimentare? Autoprodurre il nostro cibo vuol dire agire in diversi punti, io ne elenco una ventina adesso più o meno, e ad esempio autoprodurre il nostro cibo migliora la qualità, perché avremo un maggior apporto di elementi nutritivi rispetto al cibo industriale e coltivare in modo sano aumenta la quantità di antiossidanti degli alimenti che noi andiamo poi a consumare. Quindi, primo punto, migliora la sua qualità. Il secondo punto, intesa come elementi a miglior apporto di elementi nutritivi. Il secondo punto è autoprodurre azzera i conservanti, i coloranti e l'eccessivo contenuto di zucchero. Nei cibi industriali ci sono tutti questi giustamente, sono presenti i conservanti perché il cibo industriale deve conservarsi a lungo. Invece un cibo autoprodotto ha una conservazione diversa e quindi possiamo evitare di utilizzare i conservanti, possiamo evitare completamente di utilizzare i coloranti perché non dobbiamo vendere, ma sappiamo perfettamente quello che andiamo a consumare, quindi non abbiamo bisogno del marketing per migliorare le caratteristiche di un prodotto. E poi l'eccessivo consumo di zucchero, perché quando la qualità degli alimenti è migliore, quando la qualità della materia prima che utilizziamo per fare un alimento è migliore, ecco che non c'è bisogno di migliorare attraverso lo zucchero le caratteristiche al palato di questo cibo. Riduciamo l'inquinamento del suolo e dell'acqua, perché se produciamo, autoproduciamo il nostro cibo senza l'utilizzo di concimi, di pesticidi chimici, ecco che non andiamo a inquinare le falde e non andiamo a inquinare il suolo e quindi per percolamento anche l'acqua. Inoltre, autoprodurre il nostro cibo riduce gli imballaggi e li riduce notevolmente perché sia quelli necessari alla conservazione che quelli necessari al trasporto. Perché la produzione avviene nella nostra casa, quindi non abbiamo bisogno di imballare per trasferire da un luogo all'altro il cibo che poi andiamo a consumare. Riduce anche per alcuni alimenti la catena del freddo. Se noi compriamo un asparago fatto in Perù, ecco che la catena del freddo è veramente importante, cioè conservare sotto zero un alimento che arriva da lontano tramite viaggi aerei, nave, camion, eccetera, sapete bene quanto energia consuma e quindi la catena del freddo diventa importante e quindi noi se per una corretta conservazione, invece se autoproduciamo non abbiamo bisogno di camion refrigerati, di frigo nei supermercati, di celle di produttori di frutta, eccetera. Però possiamo congelare il cibo che abbiamo prodotto in quantità superiore al nostro bisogno per poterlo conservare per l'inverno. Questa è una cosa diversa dal gestire una catena del freddo da un luogo a un altro del pianeta. Riduciamo i trasporti, naturalmente se riduciamo la catena del freddo evitiamo di comprare cibi che arrivano da lontano o autoproduciamo comunque, riduciamo comunque l'impatto dei trasporti perché a quel punto al limite compriamo qualche materia prima che ci serve da trasformare che non siamo in grado di produrre e quindi riduciamo i trasporti dal produttore alla nostra tavola. Aumentiamo i momenti conviviali, questa è la parte più bella, ritrovare il gusto di stare assieme e di porre il cibo al centro della nostra tavola e della nostra famiglia. E quindi diventa un momento di aggregazione, un'occasione di ritrovo, le famiglie si allargano con i vicini, in determinati momenti possiamo autoprodurre assieme insomma, le conserve, le marmellate, eccetera. E quindi diventa un modo per, da una parte, aumentare le nostre scorte di conserve e dall'altra parte per stare assieme in modo conviviale, per
scambiare pareri e scambiare anche conoscenze. L'unione, come si diceva una volta, fa la forza, e quindi anche in questo caso l'unione fa la forza. Un altro aspetto importante dell'autonomia è che permette di avere maggior consapevolezza dello sforzo necessario a preparare un cibo. Se noi sappiamo la fatica che facciamo per produrre un cibo, ecco che riduciamo gli sprechi, perché sapendo che fatica serve per fare una cosa, ci pensiamo due volte a sprecarla. Avvantaggiamo la cultura del recupero, perché recuperare gli avanzi aumenta la nostra creatività. Quindi un altro vantaggio dell'autoprodurre è che aumentiamo la nostra capacità di essere creativi e aumentiamo la nostra capacità di essere fantasiosi, e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo nel metterci alla prova, nel cercare di ridurre gli sprechi e di recuperare gli avanzi. Aumentiamo la nostra creatività, quindi. E poi acquistiamo potere, un potere veramente inteso come positivo, nel senso che non dipendiamo da altri per mangiare, o minimamente, e quindi siamo dipendenti dai mercati, da quei mercati che trasformano il cibo in futures, esattamente come fossero delle merci e non un bene prezioso per il nostro futuro. Quindi il cibo, evitiamo di valutare il cibo come una merce, ma ridiventa il bene, un bene necessario alla nostra sopravvivenza. Ci prepariamo a un futuro, autoproducendo il nostro cibo, ci prepariamo a un futuro che necessariamente sarà con meno risorse. L'aumento della popolazione mondiale e una maggiore consapevolezza del ridurre la nostra impronta sull'ambiente ci porta a essere già preparati a un futuro, quindi ridurre e autoprodurre ci porta a affrontare il futuro con occhi diversi, e porta a questo punto anche a un aumento della nostra capacità di fare, e aumentare la nostra capacità di fare aumenta anche la nostra fiducia in noi stessi, e quindi riduciamo lo stress e le alienazioni di cui si può essere vittima nella società dei consumi. A questo punto guardiamo una cosa prettamente economica: riducendo i costi, perché autoprodurre ci permette di ridurre i costi oltre che migliorare la qualità, indirettamente aumentiamo le entrate, perché se riduciamo i costi è come se dall'altra parte avessimo aumentato le entrate. Con il risparmio possiamo scegliere di lavorare meno per il sistema generale e stare di più a casa, oppure lavorare di più a casa. Ci porta a ridiventare produttori e non solo consumatori, e questo è il modo migliore per ridurre il costo della vita e aumentare la nostra autosufficienza alimentare. Pensate che il 70% dell'economia americana è basato sull'acquisto di prodotti. Quindi è un chiaro segno il cambiare questo equilibrio dal 70% di prodotti che acquistiamo a un 70% invece di prodotti che andiamo a autoprodurre, cambia l'equilibrio e quindi diventa un modello più sostenibile. E gli ultimi due punti per cui ho cercato di elencare è: autoprodurre il nostro cibo stimola la biodiversità contro l'omologazione, quindi omologazione dei saperi, omologazione dei sapori, e la biodiversità è fondamentale perché garantisce la nostra vita sulla terra. E in ultimo, aiuta a mantenere vive le tradizioni. Se noi autoproduciamo andiamo a cercare delle ricette che arrivano alla nostra tradizione, e la tradizione di un territorio è una cosa importantissima. Voi sapete che viaggiando anche soltanto in un piccolo territorio, da un paesino all'altro cambia la lingua. Ecco, come cambia la lingua? Cambia il dialetto. Nel Piemonte, dove io vivo, da un paese all'altro ci sono parecchie diversità di dialetto tra un paesino e quello vicino. Ecco, allo stesso modo che abbiamo diversità di dialetto, abbiamo diversità di cucina. Anche la stessa ricetta che ha lo stesso nome, da un paesino e un altro, viene realizzata in modo diverso, perché in base a quello che era una caratteristica di questo territorio, la ricetta veniva fatta in un modo diverso. Ecco, questa è un'altra cosa importante, perché l'autoprodurre ci porta a mantenere vive le tradizioni del passato, di un territorio. A questo punto, tutto il tempo che noi dedichiamo all'autoproduzione non è tempo perso, ma secondo me è tempo guadagnato. E qui quindi abbiamo chiuso l'argomento, perlomeno momentaneamente, dell'autoproduzione. E passiamo dell'autoproduzione del cibo. A questo punto passiamo a una breve nota, un breve mio intervento legato all'autosufficienza energetica. L'autosufficienza energetica è importante per diversi aspetti. Innanzitutto ci educa a un maggiore risparmio delle risorse, esattamente come per il cibo, e quindi un maggior risparmio, un minore spreco ci aiuta a essere più sostenibili sulla terra e a ridurre la nostra impronta, e l'ambiente ringrazia, perché se io autoproduco faccio fatica a produrre e quindi sono molto più attento al consumo. Dall'altra parte
l'autonomia energetica è una sorta di politica non violenta che ridurrebbe le guerre sul pianeta. E perché vi dico questo? Perché noi sappiamo che buona parte delle guerre, dei conflitti in questo mondo in atto sul pianeta sono legati alla ricerca di risorse, alla ricerca di energia, alla ricerca di petrolio o altre risorse energetiche. E pensate, facciamo un attimo un elenco molto rapido in cui mi sono segnato alcune cose. In Ucraina, in questo momento, la dipendenza dell'Europa e della Russia per quanto riguarda il gas naturale induce a considerare che la crisi tra Ucraina e Russia sia più di origine economico-energetica che politica. In Venezuela, a gennaio il prezzo del petrolio è arrivato a $38 al barile. Questo ha messo in crisi l'economia venezuelana e il ministro degli esteri di Caracas sta cercando di rafforzare l'alleanza con Teheran perché l'Iran è un gran produttore di petrolio. E il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha denunciato, lui naturalmente, che recentemente c'è stato un attentato golpista orchestrato a suo dire dagli Stati Uniti, e quindi di nuovo dietro ci potrebbe essere, ripeto, sono ipotesi, un equilibrio che viene turbato dal fatto che l'energia del petrolio del Venezuela fa gola a molti. Poi la stessa cosa in Iran, la stessa cosa in Ecuador. Pensate che di questi giorni la comunicazione del presidente Rafael Correa dell'Ecuador, che per affrontare la crisi economica ha dichiarato di non poter fare a meno di trivellare l'Amazzonia. Pensate che grave danno per tutti noi se l'Amazzonia divenisse un altro pozzo petrolifero. E dopodiché possiamo riflettere anche alla Libia di questi giorni, di nuovo l'intervento strano che viene proposto dopo la caduta di Gheddafi, che è strano, è proprio in un momento in cui fa riflettere il fatto che in Libia ci siano grosse riserve di petrolio. E allo stesso modo anche questa guerra economica tra Russia e Stati Uniti, legata, pensate che il crollo del prezzo del petrolio, guerra naturalmente economica, il crollo del prezzo del petrolio dà un danno alla Russia di circa 100 miliardi di dollari l'anno. Questo solo per dirvi come oggi tutta una serie di paesi che in questo momento hanno dei strani fermenti, strani movimenti, effettivamente sono in qualche modo collegati all'energia, al petrolio o comunque alle risorse del sottosuolo, energetiche del sottosuolo. Ma una cosa che vi volevo far notare comunque riguarda anche il passato. E il passato con Enrico Mattei. Voi sapete che Enrico Mattei era stato incaricato nel 1949, era responsabile dell'AGIP, l'Agenzia Generale Italiana Petrolio, ed era stato incaricato dal trattato di pace con gli Stati Uniti di liquidare questa agenzia. Ma lui scoprì appunto nel 1949 scoprì che c'erano dei giacimenti e quindi sostenne che probabilmente il futuro dell'Italia doveva essere l'autonomia della produzione di petrolio, e quindi cambiò completamente le politiche energetiche di quel periodo. Lui diventò poi presidente dell'ENI anche, e qui ci fa riflettere perché lui si mise praticamente contro le sette, quelle che lui stesso definì, quando noi parliamo di sette sorelle, fu lui stesso, Enrico Mattei, a definire appunto le sette sorelle, e che diceva appunto che avevano praticamente il monopolio del petrolio, e quindi cominciò a stabilire contatti con i paesi che erano fuori da queste sette sorelle, quindi con Libia, Algeria, Tunisia, proponendo degli accordi vantaggiosi anche a Iran e Egitto, e addirittura stipulò negli anni 60, degli accordi con l'Unione Sovietica e con la Cina. E le sue dichiarazioni, che sono interessanti, che io riporto, sono: la politica del monopolio americano è finita. Le nuove realtà politiche dei paesi produttori di petrolio rendono possibile un nuovo sistema basato su accordi diretti tra paesi e consumatori di petrolio. E nel film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi, il protagonista dice, vi riporto le sue parole, dice a un giornalista: il petrolio fa cadere i governi, fa scoppiare le rivoluzioni, i colpi di Stato, condiziona l'equilibrio del mondo. Se l'Italia ha perso l'autobus del petrolio è perché gli industriali italiani, questi grandi industriali, non se ne sono mai occupati. Non volevano disturbare la digestione dei potenti. Il destino di milioni di uomini nel mondo in questo momento dipende da 4 o 5 miliardari. E qui queste parole di Mattei ci fanno decisamente riflettere, perché sono ancora attuali, e questo ci fa capire l'importanza dell'autonomia, appunto, di un'autonomia che però parte dal basso, un'autonomia che, vediamo se trovo l'appunto, che in qualche modo democratizzi l'energia. Vediamo,
vi riporto questa frase, questa è una prefazione che Dario Tamburano ha scritto al libro L'Europa di fronte al picco del petrolio, di Benoît Tevard. Lui fa questa prefazione che appunto vi cito. Riavvicinando i luoghi del lavoro e della produzione a quelli del consumo e dell'abitare, riducendo la necessità di spostamento di merci e persone, dando maggiore attenzione al mercato locale rispetto a quello globale, ripristinando l'assetto idrogeologico e la fertilità dei suoli, imbrigliando le acque, trattenendo i terreni, adottando politiche di adattamento e mitigazione climatica, traghettando il modello dell'agroindustria verso politiche agricole indipendenti da flussi di energie fossili e materiali non locali, costruendo una società delle rinnovabili e del recupero della materia in grado di automantenersi con una bassa intensità energetica e ridotte attività estrattive. Questa, conclude Dario Tamburano, è la via per trasformare la comunità europea in una comunità resiliente e pacifica, che si ponga al di fuori dei conflitti per le risorse e delle responsabilità del cambiamento climatico, che non ci porti verso l'autarchia, ma verso un nuovo umanesimo europeo. In questo caso la parola autarchia è utilizzata con accezione negativa, ma verso un nuovo umanesimo europeo. Quindi io quello che dico è che l'energia deve partire da una maggiore democratizzazione, dal basso. Questa scelta, solo partendo dal basso, sarà una scelta che non sarà, come dire, che non potrà essere contrastata, e partendo dalla base dovremo pensare di essere il più possibile ognuno di noi autonomo da un punto di vista energetico. Questa autonomia diffusa permetterà di mettere assieme delle reti dove io produco e autoproduco, e se produco qualcosa in più la condivido col mio vicino di casa, e questo creerà la piccola autonomia del paese, e così man mano possiamo far crescere l'autonomia di tutti. Spero di non avervi annoiato, spero di essere stato chiaro, purtroppo non potendo interloquire con voi è più difficile, ma intanto io vi ringrazio. Sapete del mio blog, se avete domande o altre cose, il mio blog è I Cugini di Campagna all'interno del portale Italia che Cambia. Se per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione, le cose che vi ho raccontato le ho scritte sul blog, e quindi aspetto vostre notizie e vi auguro una buona giornata, e grazie ancora per avermi invitato. Grazie a tutti, ciao e a presto. Ciao.